Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blit87 e siamo tornati finalmente, dopo tanto tanto tempo e mi scuso per questo, sui filmissimi. Quindi regia, che non mi ricordo sinceramente dov'è e chi è il regista, no, non so nulla, mi sono scordato, sono anni e anni che non faccio questi video, di mandare la sigla. Prima di iniziare con il video vero e proprio, volevo farvi vedere una piccola chicca che ho preso, dato che siamo in tema filmissimi, quindi film. Abbiamo con noi ospite Il buio in sala di Leo Ortolani, che sarebbe tipo una raccolta delle sue recensioni satiriche fatte a vignette dei film più belli del mondo forever. Non l'ho ancora potuto leggere perché, come vedete, è un macignone bellissimo. Spero di poterlo cominciare al più presto. Comunque, bando alle ciance, il buio in sala. Se faccio buio in questa sala, però non si vede un cazzo perché già c'è un piccolo faretto là e fa poca luce. Se faccio poi il buio alla fine. Quindi, cominciamo con il video vero e proprio. Partiamo dal presupposto che nello scorso video ho ricevuto pochi commenti sostanziosi, tutti quanti uguali, e quindi per la prossima puntata ho in mente qualcosa di speciale. Allora, iniziamo subito con il commento di Teseo Bisognin che ci consiglia Salvate il soldato Bill Cosby, un film che parla di questo soldato stupratore di bambini che viene inseguito alla polizia e lo devono salvare. Ma perché dico? Perché mi metto a fare queste sorte di recensioni dei film inventati da voi? Non so, sono simpatiche, penso proprio di no. Un commento che era sputtanatissimo e scontatissimo è 50 sfumature di Bill Cosby. Le persone che l'hanno scritto sono in tante, però i primi sono stati Mike Ita e Giacomo Alessio. Sappiamo tutti che Bill Cosby è stato incolpato di aver stuprato milioni di persone nel mondo e quindi la presenza di questo film in questo video era scontatissima. Ma dopo ci sono certe ragazzi che sono fenomenali, ve lo assicuro. Axel De Vecchis ci consiglia Io sono Bill Cosby. Bill Cosby, dopo aver stuprato tutto il mondo, tutte le persone del mondo, resta solo sulla terra con un cane. Poi decide di stuprare anche il cane gli viene una cosa pazza e lui deve uccidere anche il cane. Non si ammazzano i cani, però la scena del film ha distrutto il cuore, vaffanculo. Antonio Adamo ci teletrasporta nel mondo delle favole, dei film di fantasia, di che cazzo di film sono, con Bill Cosby, un uomo in calzamaglia. Questa copertina mi piace un sacco perché sono riuscito a, tra virgolette, ricopiare con le mie scarse doti di Photoshop la copertina del film originale, che vede Robin Hood che spara con arco 5 frecce. Io con Photoshop non sono bravo e questo è stato il risultato. Spero che vi piaccia. Comunque tutte le copertine le caricherò sulla pagina Facebook che è in descrizione. Gianluca Riccardo invece ci porta sul mondo dei telefilm con The Bill Cosby Theory, la teoria di Bill Cosby per stuprare le persone. Parla di questi cinque ragazzi che vogliono essere stuprati da Bill Cosby. No, 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 proprio no. È normale che sono così deficienti. E adesso andiamo ai campioni. Io, come al solito, presento il mio preferito e poi presento il vero e proprio campione. O era al contrario? Non mi ricordo. Oggi facciamo che, nel dubbio, presentiamo prima il vincitore, quello scelto da me, perché non è il vero e proprio vincitore dell'episodio. Il vincitore scelto da me è Saitama Punch, che ci consiglia, Madonna, questa copertina mi ha fatto morire da ridere quando l'ho ultimata ed è forse la mia copertina preferita. Poi mi fate sapere voi con un commento qua sotto qual è la vostra copertina preferita, mi stanno cadendo gli occhiali tanto che sto sudando. E il film che ci consiglia Saitama Punch è Chi ha incastrato Bill Cosby? Dopo tutto quello che ha patuto negli altri film, adesso qualcuno lo sta incastrando. Chi sarà stato? Il coniglio? La puttana con i capelli rossi? Non lo scopriremo mai. C'è un brufolone enorme qua, oddio, non l'avevo visto. Ti ucciderò prima o poi, stronzo. Ok, ora il campione dell'episodio, quello che ha preso più mi piace, perché ragazzi il campione lo decidete voi con i like. Più like piglia un commento, maggiore è la sua possibilità di vincere il contest, tra molte virgolette. E oggi il commento più votato è quello di Christian Canale, che ci consiglia un film su sto strano caso medico patologico, il curioso caso di Bill
Bill Cosby. Questa copertina mi piace anche un sacco, ragazzi. Cioè, questa, per chi conosce la copertina del vero film originale, sarà una sorpresa, perché è davvero, davvero carina. Le copertine ricordo che le faccio io col mio scarso senso di Photoshop, non sono più bravo per niente, quindi fatemi sempre sapere qual è la vostra preferita. E questa qua devo dire che è stata una delle prime che ho realizzato per il video e mi piace, cazzo, mi piace. Allora, per il prossimo episodio, questa volta invece di suggerirvi io la parola da sostituire a una parola di un titolo di un film, vi lascio il libero arbitrio. Più che altro vi lascio questo libero arbitrio perché nel prossimo video l'altro, cioè la prossima selezione, sarà tosta tosta tosta. Dovete cambiare qualcosa di inaspettato per rendere il titolo stravolto. Questa volta vi dico di cambiare il titolo di un film, o meglio, una sola parola del titolo di un film con una parola a vostra scelta, quindi potete usare qualsiasi parola. Questo è un modo per allenarvi, perché davvero al prossimo episodio sarà un bordello. Più che altro anche per fare un po' di varietà di copertine, perché vedo sempre le stesse, quindi un po' mi stavo annoiando di fare sempre le stesse cose. Vedete facce di Bill Cosby su tutto il computer non è proprio il massimo, vedete Bill Cosby ovunque sul desktop non è proprio una bella sensazione, un po' inquietante. Quindi libero arbitrio, e i migliori verranno citati e salutati nel prossimo video. Le regole ve le ho dette, io vi rimando al prossimo video dei filmissimi. Grazie di aver visto il video, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi se volete vedere questa faccia ancora a lungo e questa barba tante volte, e Sonic con le orecchie. Quindi io vi saluto qui e ci vediamo in un prossimo video, patate a tutti!